siamo arrivati a Grado in una splendida giornata di sole. Questa è l'isola del sole da tutti i punti di vista. Pare che in alcuni punti della zona piova, addirittura arrivi vento incredibile, e poi qui c'è sempre il sole, quindi hanno una periodicità incredibile. E siamo vicino a un peschereccio perché è abbastanza presto nella mattina. Oggi è una giornata particolare perché c'è una delle lezioni di Grado Cooking, ma poi ne parleremo con Rossana Bettini, l'ideatrice, ed è una giornata in cui dentro al mercato del pesce, quindi questa location molto particolare, c'è la possibilità di apprendere quello che è un discorso legato alla gastronomia, legato alla degustazione dei vini, legato alla cioccolata, mentre fuori la giornata continua con i pescatori. Qui dietro di me un peschereccio, sono appena arrivate con tantissime seppie, e poi c'è la possibilità, non oggi perché è sabato, ma durante la settimana, di poter partecipare a quella che è l'asta del pesce. Grado è stata la prima città in Italia ad avere un'asta del pesce copiata, tra virgolette, ma copiata in bene questa volta dall'asta di Amsterdam. Quindi viene battuto tutti i giorni qui il pesce, che poi naturalmente va in Italia e anche in alcune parti d'Europa, ma lasciamo la parola a quello che è il discorso di Grado Turismo e Grado Cooking per quanto riguarda questa destinazione bella tutto l'anno, con sfiziosità in alcuni periodi. Siamo riusciti ad arrivare sul molo con un vecchissimo amico, perché Giuseppe Cordioli è giornalista, ora in pensione, pensionato giovanissimo, come è giusto fare perché bisogna godersi un po' la vita, e oggi è gradese di adozione, perché qui stiamo parlando di un veronese doc in realtà, che si occupa di turismo come ha sempre fatto negli ultimi anni, ma questa volta dall'altro punto di vista, quindi come presidente del consorzio Grado Turismo. E allora, Grado tutto l'anno, perché abbiamo detto che è una località che si può vivere tranquillamente tutto l'anno. Oserei dire, da cittadina, meglio quando non ci sono troppi turisti, quindi ti godi la città perché viva, negozi aperti, tavolini all'aperto, qui c'è il sole veramente tutto l'anno. Quindi come si vive a Grado, ma soprattutto perché dobbiamo venire a Grado? Ecco, Grado, come dicevi giustamente tu, è una città da vivere, una cittadina, località balneare, però che dà il meglio di sé il fuori stagione, io direi la primavera e l'autunno in particolare, ma anche il pieno inverno. Mentre le altre, non vorrei per questo denigrare le altre località di mare, diventano un po' tristi, vuote, il mare d'inverno, cantato, sembra triste, invece in realtà Grado ha questa prerogativa, grazie anche agli abitanti di Grado, che comunque è molto abitata durante l'inverno, quindi ha la possibilità di essere vissuta anche d'inverno, e quindi abbiamo cercato solo di sviluppare, e non abbiamo fatto altro che cercare di sviluppare queste prerogative, il fuori stagione con delle attività che possono essere sia primaverili sia autunnali. Penso forse magari che il fine stagione, settembre-ottobre, dia proprio il meglio di sé. Certo. La laguna, ecco, se adesso siamo proprio vicino al mare, questi canali, questi casoni che sono vissuti perché hanno questa attività stagionale, ma soprattutto appunto invernale, i casoneri sono i pescatori che vanno su queste isole dove ci sono anche degli allevamenti di pesce pregiato, quindi branzini, orate, e per tutto l'anno quindi c'è la possibilità di avere una vita normale. Normale, quelle vite che in città ce le dimentichiamo e che nei piccoli centri invece sono abituali, e c'è la possibilità tra l'altro di fare un po' di tutto, perché da un punto di vista anche d'inverno credo che la talassoterapia qui si possa fare. Sì, ci sono le attività, ma anche le più grandi strutture alberghiere sono attrezzate, quindi riesci a fare talassoterapia, riesci a fare comunque quello, il wellness ovviamente è migliorato un po' in tutta Italia, certo. E sta diventando questo un'attrattiva per il turista, sia diciamo nordico, austriaco, tedesco, che sono poi mercati di riferimento, ma anche per gli italiani che hanno capito che venirsi a fare due giorni qua, tre giorni il fine settimana e poter usufruire di piscine con acqua di mare, certo. Perché questa è una questa delle, è la caratteristica. È la caratteristica di Grado, sì, è proprio sì. Questa, avere in tempi passati i grandi calciatori da Baggio cosa venivano a Grado a fare le sabbiature, perché quella volta si pensava che la sabbia e c'ha tuttora questi effetti diciamo curativi. Ovviamente adesso i tempi sono cambiati, c'è bisogno di un altro tipo di benessere, e le grandi strutture si sono attrezzate e sono in grado di seguire per 365 giorni l'anno il cliente che vuole venire qua a farsi i massaggi, a fare i bagni nell'acqua di mare, e poi non dimentichiamo la gastronomia, che è uno dei punti di forza. Certo, e infatti siamo qui anche per questo evento Grado Cooking, poi ne parleremo poi con la Rossana che è l'organizzatrice, quindi tutto l'anno, bellissimi negozi, una bella passeggiata
passeggiata sia al mare sia per quanto riguarda il discorso dello shopping, la possibilità di fare una gastronomia di altissimo livello, gite in barca, sabbiature piuttosto che wellness all'interno dei nostri alberghi. E che ci manca qua? Niente. Ma no, anche perché dal punto di vista, stavo pensando in questo momento che tu stavi parlando, alla cultura. A 8 chilometri c'è Aquileia, che comunque era la seconda città romana per importanza, ci sono località a 15 chilometri sul Coglio, quindi si possono trovare i vini più pregiati che offre la regione Friuli Venezia Giulia, e adesso c'è anche Cividale, che è stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO, oppure la città stellata come Palmanova. Quindi si può veramente fare un turismo a 360 gradi, culturale, gastronomico, sportivo. Io penso che effettivamente possiamo dare, e vale la pena, è a misura d'uomo, perché non ha grandi numeri, quindi mi parlavi della quantità di letti a disposizione. Ma sono 4.400 posti letto, quindi poi ci sono i campeggi, cosa. Certo. Però quindi è chiaramente un anche gioiellino, anche se fosse pieno, va bene lo stesso, è un gioiellino, insomma. Quindi tutt'al più massimo in agosto, così con i pendolari, ma Grado comunque è vivibile sempre. Quindi un turismo per tutte le stagioni, ma soprattutto fuori stagione, questo è importante, per godersi un po' di sole, è quello che è la cosa più importante. Prova ne sia che sono venuto a viverci tutto l'anno, infatti, l'estate, anche se amo la barca, però io devo dire che appunto d'inverno Grado è più piacevole. Sentire raccontare i pescatori le loro avventure, le loro cose, effettivamente ti rende partecipe, certo. Come hai visto, sono tutti disponibili a dare veramente, la parola. Sì, veramente. Bon, e allora, adesso passiamo alle cose buone. Questo bicchiere della ditta Tomasella, con questo rubino, devo dire, eccezionale, e anche un profumo. Sì. Voi non lo sentite, noi sì. Passiamo a vedere che cosa ci fanno a Grado Cooking con questi corsi di cucina legati alla gastronomia, ma soprattutto legati a tutto quello che va in giro alla gastronomia. Siamo rientrati al mercato ittico di Grado e in questo momento c'è una sessione in corso, quindi cercheremo di disturbare il meno possibile, ma di essere un po' incisivi per raccontare anche a chi ci vede in altri momenti quello che sta succedendo in questa cucina immaginata, cucina inventata dentro l'asta appunto del mercato ittico di Grado, con Rossana Bettini, l'ideatrice di Grado Cooking. Che cos'è Grado Cooking? Velocemente, perché siamo qua, i nostri cuochi di oggi sono legati molto al territorio del Friuli Venezia Giulia. Infatti, Grado Cooking nasce per supportare quelle che sono state chiamate le stagioni spalla. In qualche modo è nato per invitare a Grado i turisti anche in momenti che non siano proprio quelli classici del maggio, giugno, luglio, certo, agosto, delle vacanze. Anche perché Grado è talmente bella durante queste stagioni che non sono usualmente frequentate. E quindi per spingere un pochino il turismo in questo periodo abbiamo pensato di fare una scuola di cucina un po' particolare, perché abbiamo deciso di invitare i grandi personaggi della ristorazione italiana, soprattutto italiana, a utilizzare la materia prima del territorio. Quindi il Moreno Cedroni, che è venuto qui a fare un corso di cucina, non si è portato le cose dalla Riviera del Conero, ma ha utilizzato l'Otregan, ha utilizzato le sogliole che ci sono qui nella laguna di Grado, le spigole, tutte le erbe spontanee che ha potuto trovare, quantunque il momento in cui è arrivato Moreno fosse stato un momento piuttosto piovoso, per cui non c'era molta materia prima in termini di verdure, di stagione, di erbe spontanee, però qualche cosa è nato. E poi l'idea non solo di riempire i ristoranti e gli alberghi in questo periodo, ma anche l'idea che questi grandi cuochi si portano poi via un ricordo di materia prima che magari loro non conoscevano. Certo, quindi un turismo legato al territorio, un turismo legato alla gastronomia, destagionalizziamo la nostra Italia perché va benissimo per tutto l'anno, e soprattutto una scoperta o riscoperta di alcuni prodotti tipici. Certo, anche perché queste lezioni si svolgono il sabato e la domenica, ma il sabato mattina gli stessi chef assistono alla presentazione di prodotti tipici del territorio, che sono anche vino, perché Friuli Venezia Giulia è una grande regione di vini, soprattutto bianchi, e quindi il turista ne gode perché assaggia magari delle cose, dei prodotti nuovi. Oggi abbiamo assaggiato queste
queste chicche che ci ha presentato Annette Lisot, per esempio del Tenuto Tomasella, ma tutti i più grandi produttori del Friuli Venezia Giulia, mi viene in mente Villa Russitz, Livio Felluga, Venica, i grandi, e anche quelli un pochino più piccolini ma ancora non ancora emersi. Diciamo emergenti, hanno potuto dimostrare e far degustare i loro prodotti ai turisti, ma anche agli chef, che certo, poi scappano via con qualche cosa da raccontare sul loro territorio. Quindi non solo con un buon ricordo, ma con la memoria di quello che può essere il territorio acquisito. Infatti. Grado Cooking, in questa fase siamo quasi sulla fase finale, perché abbiamo cominciato in primavera, purtroppo piovosa, va bene, ormai quest'anno è andata così, e stiamo finendo, abbiamo avuto tutta una serie di chef, e allora quali sono stati gli chef fino adesso e quelli di oggi? Beh, Alessandro Borghese ha fatto sold out, perché lui è anche considerato bellissimo dai ragazzi. Ha aperto la porta anche, bene. Infatti, abbiamo cominciato molto bene. Poi è arrivata l'Antonia Klugman, che ha ricevuto la stella a Venissa con Luca Bisol. Poi sono arrivati tantissimi grossi personaggi e anche personaggi magari meno noti, però molto molto bravi. Mi viene in mente... certamente dimenticherò qualcuno, però me ne scuseranno. Qualcuno lo inseriamo nell'articolo. È arrivato per esempio Francesco Passalacqua da Milano, che è uno che non ha, nel ristorante dove lavora oggi non ha la stella, però i turisti sono rimasti entusiasti per il suo modo di spiegare, per la sua cortesia, per la sua pazienza. Poi è arrivato Moreno Cedroni, di cui abbiamo parlato prima. Oggi abbiamo avuto e stiamo vedendo Giulio Grotto e Allan Tarlao, di questi due bellissimi ristoranti, uno a Cividale e uno qui proprio di Grado, e prossimamente arriverà questo genio considerato dei panettoni il prossimo weekend, che si chiama Sergio Pontoni, bravissimo. E questo, lui è diventato molto famoso perché mette i panettoni capovolti, li tiene a testa in giù, per cui gli hanno fatto un sacco di copertine a rovescio proprio, abbastanza scanzonata e divertente. Poi ci sarà, chiuderemo con Maurizio Santin, che è un altro grande, del gran personaggio televisivo, vestito sempre di nero, così abbastanza particolare. L'uomo anche scuro, lui. L'uomo buono. Infatti, figlio d'arte tra l'altro. Dico tanta arte. Infatti, dico tanto padre. E allora, Grado per tutte le stagioni, Grado in cucina sicuramente, con questi prodotti del territorio eccezionali, alcuni dimenticati, se vogliamo, quindi da ripristinare le nostre cucine per i nostri palati, nei grandi, nei tanti ristoranti di Grado aperti tutto l'anno. E soprattutto vi invito, adesso questa sessione di Grado Cooking sta per terminare con questa primavera, le prossime le troverete sul loro sito che vedete in sovraimpressione, e per quanto riguarda un articolo dedicato invece a Grado Cooking, alla città di Grado e a tutte le meraviglie da tutti i punti di vista di questa zona, vi aspetto su viaggivacanze.info. E per noi alla prossima, un saluto da Rosanna Fuduri. Ciao.